Non succede granché nei primi 10 minuti della partita. La gara sembra inchiodata dal punto di vista tattico e di Terenzi. La prima conclusione con Saviano che si oppone molto bene. Poi dopo 10 minuti c'è questa azione con Gaito che si impossessa del pallone e senza troppi complimenti lascia partire un destro che è una saetta sotto l'incrocio dei pali. Imparabile per Saviano. Grandissima realizzazione da parte di Gaito, ma proteste plateali da parte della formazione ospite per un presunto fallo subito da un proprio giocatore a metà campo. Gaito è costretto poi a uscire subito dopo. Nemmeno tempo di esultare per un gol. Il giocatore puntino davvero molto sfortunato, un problema muscolare per lui. C'è stato Ciarla che si è opposto a questa conclusione di Conte, poi Terenzi che cerca uno spunto sulla destra, danza sul pallone e poi conclude con Saviano che però è attento e riesce a parare il possibile 2-0 che poi arriva grazie a questa fuga di Angeletti sulla destra che trova Bulbo Aka pronto a seguire il compagno e insaccare il gol che garantisce alla squadra di casa il doppio vantaggio. Splendida comunque l'azione da parte del numero 10 Pontino che ha una grossa fetta di merito su questo 2-0. Simeoni però accorcia immediatamente le distanze con Charla in disperata uscita su di lui, non riesce però a trovare il giusto tempo. Il giocatore Pontino è l'unica leggerezza di una gara per lui davvero stratosferica, infarcita di grandi parate, soprattutto poi nella ripresa, ma un piccolo assaggio l'ha dato anche in questo primo tempo con un paio di interventi sicuramente di spessore. Poi sulla destra c'è questo tiro da parte di Terenzi con Saviano che riesce a chiudere lo specchio della porta. Il primo tempo si conclude con questa grande chance che capita sui piedi di Angeletti e poi il destro da parte di Conte con Ciarla che si trova in traiettoria, finisce 2-1 dunque per la Century, la prima frazione di gioco. Il Latina che ha sicuramente gestito meglio l'inizio della gara, ma l'Atletico Scauri è pienamente in partita con una gara da parte della formazione ospite davvero molto diligente, molto attenta a Bulbo Aka, grande il suo gesto tecnico, una partita davvero robusta quella giocata dal giocatore numero 13 di casa che vedremo protagonista in questa ripresa. Ciarla però riesce ancora una volta a negare il gol a Stanziale, poi una parata prodigiosa da parte del numero 1 di casa. Guardate, si allunga come un gatto sul sinistro da parte di Visconti. C'è poi questa doppia conclusione da parte della formazione di casa con Serra che non trova il, scusate, Martufi che non trova il gol. C'è Bulbuaca che ancora una volta ci prova, due volte in verità, perché ha provato sulla destra due conclusioni con il portiere ospite che però ha due volte intuito la traiettoria del pallone. Calcio di rigore conquistato d'esperienza da Terenzi, lo vedremo poi alla Moviola. Il gol di Piovesane del 3-1 della formazione di casa. La Century che era in pressione da qualche minuto, l'Atletico Scauri aveva un pochettino allentato la presa e c'è un errore incredibile poi in questi ultimi minuti della partita con il gol di Angeletti che fissa il risultato sul 4-1. Century dunque letale, che ha sfruttato veramente in maniera magistrale tutti gli svarioni da parte della difesa ospite, che comunque ha giocato una partita sicuramente di grande spessore. Ricordiamo che l'Atletico Scauri è una neopromossa, il Latina dunque conquista 3 punti importantissimi e si porta a una sola lunghezza dall'altra squadra di Fondi, perché la Ginnastica ha perso e la Virtus Fondi ha vinto, dunque la Century Latina si porta a una sola lunghezza dalla capolista.